mosca che vado a costruire è una mosca piuttosto semplice, fatta di pochi materiali, ma molto, molto efficace in torrente, in fiume, sia subollata che in caccia. Posizionato l'amo sul morsetto, metto il filo, fermo il filo di montaggio e mi sposto verso la curvatura dell'amo. Questo è un amo di Arex serie Sedge Dry, appositamente studiato per la costruzione di tricotteri di sedge, appunto, allo stadio adulto. Arrivo sulla curvatura, prendo una piuma di Cool de Canard di Swiss CDC. La fermo per la base, solo con un giro, tengo in tensione il filo di montaggio e faccio scorrere la piuma all'interno dell'asola che ho creato tra filo e gambo dell'amo. Arrivato quasi alla punta, stringo il giro che ho fatto e comincio a spostarmi con il filo di montaggio verso l'occhiello, intrappolando tutte le fibre del Cool de Canard. A questo punto, con una pinza, prendo, fermo la base della piuma di Cool de Canard e do qualche giro in modo da torcere la piuma. Fatto questo, giro la piuma intorno al gambo dell'amo. Arrivato circa a metà, allento la tensione dei giri sulla piuma e giro la piuma lasciando che le fibre di Cool de Canard escano e diano un pochino di movimento a quello che sarà il corpo dell'artificiale. Fermo la piuma e taglio le cedenze. Con qualche giro fermo definitivamente la piuma e poi vado a creare un sottoala un pochino più corposo prendendo una piuma di Cool de Canard, strappando qualche fibra e andando a posizionarle sopra al gambo dell'amo. Questo serve per dare un pochino più di movimento all'artificiale. Ora mi accingo a fare il torace. Per farlo uso il New Dab Swiss CDC, che è un dubbing fatto da Cool de Canard e peli piuttosto ispidi. Ne basta veramente pochissimo per dare un po' di volume, un pochino di movimento a questa parte del corpo dell'artificiale. Lo giro intorno al filo dell'amo in modo classico e poi intorno al gambo dell'amo, creando un piccolo ma vaporoso torace, lasciando fuori uscire i peli che vi andranno, una volta posati in acqua, vi andranno a limitare le zampe e a dare un po' di movimento all'artificiale. A questo punto non mi rimane che costruire l'ala, che
della nostra seggio. Per far ciò uso del capriolo, sempre di Swiss CDC. Ne strappo un piccolo mazzetto. Taglio alla base della pelle, elimino i peli e il sottopelo, lo pareggio per le pareggiato per le punte. Lo vado a pareggiare anche con un taglio netto di forbice alla base, in modo da pareggiarne anche la base. E finalmente lo vado a montare sul gambo dell'amo, in modo che sia leggermente più lungo rispetto alla curva, che sporga leggermente dalla curvatura dell'amo. Faccio un primo giro morbido senza stringere e anche un secondo, dopodiché tiro verso l'alto. Questo mi aiuta a far sì che tutte le fibre del capriolo stiano al di sopra del gambo dell'amo. Dopodiché vado a girare intorno alle eccedenze del pelo di capriolo, tirandole anche leggermente indietro. E mi porto verso l'occhiello. Con le dita aggiusto leggermente l'ala. E ora per dare un tocco di maggiore imitatività vado a costruire le antenne e per far ciò uso una piuma bronze mallard, prelevandone due fibre, appaiandole, le vado a posizionare con le punte rivolte oltre l'occhiello dell'amo in modo da imitare le antenne dell'insetto. Uso bronze mallard perché è una piuma che ha fibre molto resistenti e non si rompono alla prima boccata. Per renderle ancora più resistenti, le eccedenze le ribalto una volta in avanti e le fermo con il filo di montaggio. Un paio di giri. Dopodiché le ribalto all'indietro e le fermo con un altro paio di giri. Taglio l'eccedenza. Le vado a concludere con il consueto nodo di chiusura che mi va a costituire la testa dell'artificiale. Una piccola aggiustata. Sia alle antenne che all'ala, in questo caso taglio leggermente, il mio artificiale è pronto. Artificiale dotato di movimento, di grande galleggiabilità e anche di imitatività.